Un saluto da Ivan di Paco Digit. Oggi facciamo conoscenza con il nuovo Sony Xperia S, il primo telefono del nuovo corso di Sony dopo l'acquisizione del ramo telefonia di Sony Ericsson. Il Xperia S è un smartphone che gira su piattaforma Android, in questo caso 2.3.7, ed è un telefono secondo me con molte frecce da poter utilizzare per convincere un potenziale acquirente. Prima di questo è sicuramente il design, lo trovo veramente molto accattivante. Per chi è stato appassionato del marchio Sony Ericsson nel tempo, riconoscerà sicuramente una continuità stilistica rispetto ad alcuni telefoni. Molto validi anche i materiali, un mix di parti gommate, veramente molto bello al tatto. Le dimensioni sono di poco superiore a 12 cm in altezza, 6 cm abbondanti larghezza, vengono dichiarati 10,6 mm di spessore, che però sembrano un pochino di più, probabilmente complice questa curvatura posteriore del telefono. In realtà tenendolo in mano ne si apprezza molto la solidità, però è abbastanza ingombrante. Anche il peso non è dei più leggeri, stiamo parlando di 144 grammi. Vediamo un attimo, parte frontale, il design prevede anche questa riga trasparente alla base del display, sulla quale sono serigrafate le icone tipiche dei tasti a sfioramento di Android. Troveremo quindi il tasto Home, il menu contestuale e il tasto di ritorno. È un vezzo molto simpatico. Parte superiore con una videocamera da 1,3 megapixel che permette naturalmente di fare scatti e anche di girare video a 720 punti, quindi in HD. Capsula auricolare e il sensore di prossimità. Non è presente il sensore di luminosità, potremmo regolare poi a piacimento noi la luminosità. L'interfaccia è un'interfaccia che abbiamo già visto anche su altri prodotti Sony Ericsson in passato, è stata un pochino alleggerita rispetto a prima. Abbiamo la possibilità di creare delle cartelle che contengano i collegamenti, più collegamenti a vari programmi. Tutti gli altri widget collegamenti vengono, il loro funzionamento è quello tipico dei terminali Android, quindi possiamo spostare da parte a parte, creare collegamenti, fare un po' di tutto. Parte telefonica, che anche qui la grafica è abbastanza consueta, abbiamo contatti, telefono e i preferiti, è stata aggiunta rispetto al passato anche la ricerca intelligente, che sui telefoni Sony Ericsson delle precedenti generazioni non erano presenti. Dico subito che il telefono ha fornito le consuete conferme, molto buona la capsula auricolare, assolutamente valida anche la capacità di ricezione. Parte destra del telefono, sotto questo coperchietto abbiamo la presa HDMI, bilanciere per il controllo del volume, tasto di scatto della fotocamera naturalmente a doppia corsa. Fotocamera, anche qui uno degli elementi di eccellenza di questo telefono, fotocamera da 12 megapixel con flash LED, fotocamera che permette anche di girare video in Full HD 1920x1080 punti. Devo dire assolutamente che la fotocamera è una fotocamera di primo livello, veramente molto veloce nella messa a fuoco, eccellenti gli scatti, idem dicasi per quanto riguarda i video. Nella parte di sinistra troviamo anche questo coperchietto della presa micro USB. Parte superiore con tasto di accensione del telefono e presa da 3,5 mm per le cuffie. Parlando della fotocamera, una cosa interessante che mi sembra importante far notare è che dalla modalità standby sarà sufficiente tenere premuto il tasto di scatto della fotocamera, la fotocamera immediatamente si attiverà e eseguirà uno scatto, quindi il tempo di reazione è praticamente azzerato, non dovremo accendere il telefono e andare a cercare l'icona di scatto della fotocamera o
attivare la fotocamera dopo aver sbloccato il telefono. Lo potremo fare in maniera rapidissima e immediata. È una cosa comoda che, se contestualizzata con il fatto che la fotocamera è veramente, veramente molto, molto valida, renderà l'utilizzo della parte multimediale di questo telefono, intesa come foto e videocamera, veramente, veramente interessante. Vediamo qualche menu. Abbiamo le grafiche, sono quelle tipiche delle passate generazioni di Xperia. Abbiamo naturalmente tutti i programmi normalmente caricati sui terminali Android. Andiamo a vedere qualche impostazione. Ci permetterà di notare in questo caso delle cose preimpostate in questa voce Xperia, Facebook per Xperia, che è uno di quei programmi che Sony ha personalizzato nel tempo da questo punto di vista. Se andiamo nel display troveremo anche la possibilità di flaggare il mobile Bravia Engine per enfatizzare i colori del display. Ecco, una cosa importante che prima non ho detto: il display è un display da 4,3 pollici di diagonale con risoluzione 1280x720 punti, quindi siamo in presenza di un display HD, un display che secondo me è eccezionale. La densità di pixel unita al mobile Bravia Engine lo rendono veramente, veramente bello. A questo proposito vorrei entrare anche un attimo nella galleria. Vediamo qualche cosa preimpostata che secondo me è interessante. Vediamo qualche fotografia. Naturalmente il telefono è dotato di accelerometro, ci sono dei dettagli che sono veramente incredibili. Naturalmente queste sono delle foto precaricate, quindi sono senza dubbio ottimizzate per questo dispositivo. Ciò non toglie che siano veramente belle da vedere. Ancora di più i video. Andiamo a vedere questi video dimostrativi. Bene, direi che il dettaglio è veramente eccezionale, come si può sentire anche la parte acustica è molto valida. È supportata anche da un programma interno che si chiama xCloud, che permette di ottimizzare anche la parte dei suoni. Precaricato naturalmente anche un client di Facebook, si possono utilizzare ovviamente tutti gli altri programmi che troviamo sul market e ovviamente tutta la suite di programmi che ruotano intorno alla casella Gmail. Vediamo anche le icone del flash player. Questo ci sta a significare che il telefono supporta nativamente e pienamente anche il flash nel browser. Apriamo un attimino il browser e si è aperta la home page di PacoDigit, un browser che trovo eccezionale. Funziona tutto molto bene, chiaramente ben supportato da un hardware veramente di primo livello. Funziona molto bene il pinch to zoom, tutto estremamente reattivo. Qui vediamo la notizia di oggi del nuovo Xperia Sole. Altri programmi, ecco il market che si è aggiornato al Google Play, nuova dicitura del market. Tutti gli altri programmi sono quelli tipicamente installati sui dispositivi Android. Bene, cosa dire di questo telefono? Un telefono che ha un telefono che potremo trovare a 499 euro di listino. Adesso mi viene anche suggerito giustamente che è un telefono dotato anche del chip NFC che è presente anche all'interno della scatola, quindi questa innovativa tecnologia la potremmo ritrovare anche su questo nuovo Xperia. Cosa dire? Se devo esprimere un giudizio personale, devo dire che è un telefono che a me piace tantissimo esteticamente, mi sembra funzionare anche piuttosto bene. Naturalmente è già previsto l'upgrade da Ice Cream Sandwich 4.0, Sony prevede di fare l'upgrade per l'estate. È un telefono secondo me che è veramente molto interessante, molto bello esteticamente,
di primissimo livello la fotocamera, veramente eccellente. Bene, direi che con questa presa di contatto possiamo fermarci qui. Un saluto da Ivan di PacoDigit e un ringraziamento davvero particolare questa volta alla Stockhaus di Corso Sempione che ci ha messo a disposizione questo esemplare per la prova.